Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua in viaggio per Milano. Mi faccio un bel ponticello, vado a trovare i miei amici a Milano e ne approfitto per fare un vloggino rapido e un pourparler su quello che è capitato ieri, e cioè la presentazione dei prodotti Apple, la nuova conferenza dove hanno presentato appunto l'iPad, i nuovi iPad. Autovelox segnalato più avanti. Intanto sentite il mio amico Waze che mi ricorda che c'è l'autovelox, sempre utile. Comunque vi dicevo, hanno presentato i nostri nuovi iPad, il MacBook Air, il Mac Mini, scusate, e nel complessivo sono soddisfatto, però anche deluso, vi spiego. Per quanto riguarda l'iPad, sicuramente hanno introdotto delle feature importanti, il fatto della penna che si attacca magneticamente, essendo molto sottile, sicuramente valido, hanno il fatto che riesca comunque sia a ricaricare il vostro telefono, ottimo, in vista magari se voi usate il tethering con il telefono, voi alimentate il telefono tramite l'iPad, e questo è un valore aggiunto, è importante per poter avere un'autonomia maggiore. E quello che mi ha deluso degli iPad è che ad esempio il 12.9 pollici, a mio avviso, è troppo castrato con iOS. Avrebbe bisogno di un ibrido, di un sistema operativo ibrido tra macOS e iOS. In quel modo, e quindi andare ad aggredire il mercato di Surface. Secondo me ancora Surface è imbattuto da questo punto di vista. È un computer completo che ci fai tutto nelle stesse dimensioni, chiaramente un pochettino più grandi, leggermente maggiori dell'iPad. Però per adesso secondo me è un valore aggiunto troppo importante quello del Surface rispetto all'iPad Pro da 12.9 pollici. A parte questo, prodotto eccezionale, bellissimo, il Touch ID, le feature di iPhone X e iPhone XS sono arrivate anche qui, non c'è più il tasto Home, è il futuro, è l'evoluzione di Apple, ormai abbiamo capito che l'Apple sta andando verso questa strada ed è giusto così, lo sta facendo bene. Però appunto, come vi dicevo, l'iPad da 12.9 pollici ha bisogno, secondo me, di macOS per essere veramente, veramente competitivo. L'iPad Pro da 11 pollici mi è piaciuto, ha un prezzo abbastanza eccessivo, alto, però non è così, cioè è in linea con quanto costava l'iPad Pro prima, anzi forse qualcosina in più, ma siamo lì. Le feature nuove, il Face ID, il discorso dell'essere mirrorless, d'essere molto fino, sottile, sicuramente sono upgrade importanti che può anche valere la pena di andarci a spendere. Certo, se venite da un iPad da 10.5 pollici, andare a fare l'upgrade è relativo, è molto relativo. Se invece venite da un iPad da 9.7, addirittura dagli iPad quelli ancora prima, sicuramente questo è un bellissimo e grosso passo evolutivo in avanti. Sono stato soddisfatto. MacBook Air, bello, mi è piaciuto. Quello che non mi è piaciuto è la sua dotazione hardware. Aver messo un dual core, secondo me, toglie la possibilità di poterlo usare in maniera più spinta. Perlomeno mi sarebbe piaciuto poter decidere se avere il base dual core, magari però voglio spenderci qualcosa in più, mi date il quad core, allora sì, lì mi sarebbe piaciuto di più, perlomeno potevo scegliere di fare un upgrade interno. E invece no, la partenza è un dual core i5 con 8 giga di RAM, che sono scarsine oggigiorno, sono un po' scarsine, e in più 128 giga di SSD, ormai è inammissibile avere 128 giga di SSD. Quindi per forza bisogna aumentare l'SSD. Se non si vuole portare l'i7, si vuole rimanere con l'i5, ok, però dopo bisogna metterci anche le RAM. E parliamo di un upgrade quasi di 500 euro, mi sembra, per andare a pagare un
computer intorno ai 1700, mi sembra, con questo upgrade, 1700-1800, mi sembra eccessivo, sostanzialmente, anche perché sono usciti i nuovi Pro 13 quad core, che sì, con altri 300-400 euro in più, però a quel punto avrebbe senso, si fa perlomeno un computer performante. Il MacBook Air è un computer che non è adatto all'uso pesante. Se devo andare su Netflix o devo andare sul web, sul browser, mi va bene anche spendere di meno e magari non fare il Mac a questo punto. Certo, uno vuole fare il Mac, però allora vado su MacBook, devo essere sincero, un MacBook perlomeno mi dà le stesse sensazioni, ecco. Mi sarebbe piaciuto di più un MacBook Air chiamato MacBook, ma non da 12 pollici, ma bensì da 14 pollici, allora avrebbe avuto senso. Un 14 pollici avrebbe dato senso anche al 12 pollici del MacBook, ma avrei gradito di più. Invece questo 13 pollici messo lì così lascia il tempo che trova, secondo me. Ha il Touch ID, non ha la Touch Bar, anche lì dove vuoi andare Apple? Vuoi dare sta Touch Bar a tutti i tuoi dispositivi o la vuoi lasciare lì al MacBook Pro? Vuol dire forse che questa Touch Bar è un po', tra virgolette, un fallimento? Perché tu non la sai, sostanzialmente, ragazzi, gli iMac ne sono sprovvisti. Perlomeno mi sarei aspettato almeno che tu introducessi la tastiera per l'iMac con la Touch Bar. Me la fai pagare 120 euro? Te la compravo perché è figa, mi sarebbe piaciuta, ma dammela. Se tu lasci il Touch Bar solo per il MacBook Pro, mi fai puzzare l'idea che questa tua Touch Bar in realtà non serve a un cavolo. E quindi, vabbè, a parte questo è stato un mio sproloquio, ragazzi, scusate. Però il MacBook Air bello esteticamente, ma di potenza non ne vale la pena. Meglio sicuramente un MacBook Pro da 13 pollici quad core, però ragazzi, mi raccomando, quad core. E a quel punto ci fate tutto, io sarei più per questa idea. Poi è stato presentato anche il Mac Mini. Anche lì il Mac Mini era ora che facessero l'aggiornamento. Qual è il problema del Mac Mini? Finalmente abbiamo un potente quad core, volendo anche un 6 core, ottimo questa cosa, però non abbiamo la scheda video dedicata. Siamo sempre lì, ma quanto cavolo ci voleva metterci una scheda video dedicata? Quella che metti sul MacBook Pro. Allora mi puoi giustificare i 1600-1700 euro d'acquisto. Ma tu mi metti un cavolo di scheda video abbastanza inutile, me lo penalizzi. Nella mia condizione, se voi vedete il mio studio, io ho un MacBook Pro abbinato a un PC perché uso entrambi. Però mi farebbe comodo avere un Mac Mini per togliere il Pro, perché così lo darei direttamente alla mia ragazza e lo userebbe lei 100%, solo lei. Qual è il problema? Il problema è che mi limita questo problema di non avere una scheda video dedicata per quello che faccio io, quindi per i lavori di appunto di elaborazione video costo, mi va un po' a penalizzare tutto questo discorso. Ero pronto e disponibile anche a pagarla la scelta di avere una scheda video dedicata, ma tu me la devi dare. Siamo nel 2019 quasi e tu ancora non mi dai una scheda video dedicata sui tuoi prodotti, che per di più mi fai pagare oro, perché me li fai pagare oro. E qui sono veramente, non mi è piaciuta come soluzione. Infatti volevo prendere il MacBook Mini, cioè il MacBook Mini, scusate, il Mac Mini, però senza avere questa scheda video dedicata. A questo punto aspetterò e mi farò un MacBook Pro da agganciarci il monitor a questo punto. Cioè, se devo spendere 300 euro in più, ragazzi, tanto vale avere la mobilità almeno, no? Però vabbè, quindi ecco, sono rimasto contento delle novità, però insoddisfatto perché questa mania commerciale di Apple di creare questi problemi che secondo me non ha senso. Perché devi penalizzare un prodotto per magari venderne un altro? Se tu fai tanti prodotti, dai il top al cliente. Io voglio il Mac Mini, dammi il top del Mac Mini, non mi dare un Mac Mini castrato, che a quel punto conviene fare un iMac. Però per una situazione come la mia non è possibile. Allora mi chiedo anche questo: una volta era possibile sugli iMac
dare la disponibilità del collegamento video, quindi poter collegare un'altra periferica video. Allora perché tu non me lo fai più fare? Allora fammelo fare in modo che io posso collegarci anche qualcos'altro a questo video 5K. Però non è possibile, e quindi che vi dico, ragazzi, ce la teniamo così. Soddisfatto e no, e vedremo. Comunque sto quasi per arrivare a Milano. Io per adesso vi saluto, come di nuovo vi ricordo di mettere un bel mi piace, aiutatemi a crescere come canale, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.